considerare questa mozione un atto strumentale, penso sia stato ribadito dai miei colleghi, e come invece la mozione abbia avuto tutta la volontà di sollecitare quello che non era possibile in altri sedi, cioè un atto di chiarimento definitivo relativamente ad una questione che appartiene a quest'Aula, appartiene a questo Consiglio e che all'interno degli organi di quest'Aula e di questo Consiglio doveva compiere il proprio percorso. Lo spirito della mozione, riferisco al collega Bordini, ma poi anche al collega Nicoli, il quale evidentemente ha una visione troppo personalistica dell'agire in aula, poi personalmente glielo spiegherò, visto che mi ha citato, faccio probabilmente un fatto personale, ne parleremo sicuramente. L'iniziativa di questa mozione era esattamente quello di riportare all'interno degli organi di un'aula, dell'aula consiliare e rispetto al circolo di quelle che sono le azioni e le attività che un singolo consigliere fa all'interno dell'aula. Perché è stato ricordato come in altri momenti si è poi preteso che si agisse all'esterno dell'aula verso altri sistemi di rappresentanza. Non è questo caso, nessuno ha svolto una richiesta di questo tipo, ma che evidentemente ci fosse alla fine, proprio per una questione che oggi pone addirittura nella valutazione se è giusto e corretto che sia lo stesso Presidente a presiedere la seduta del Consiglio, ma una condizione appunto di evidente necessità, che proprio rifacendoci a quello che è il regolamento del Consiglio stesso, che dice che è il luogo di rappresentanza dell'Assemblea e anche l'ufficio di Presidenza, potesse essere svolto all'interno di quel consesso una valutazione che, per ammissione stessa del Segretario Generale, non compete all'altro organo specifico del Consiglio, che è la Giunta per le elezioni. Perché questo è il significato del verbale, è stato ribadito anche in quell'emendamento, che evidentemente o è un emendamento che può essere discusso e diventa parte in qualche modo della mozione, altrimenti è ovviamente l'azione che ormai si svolge quasi quotidianamente di sostituzione e quindi di annullamento dell'azione politica che ovviamente abbiamo pensato di svolgere con questa mozione, quindi da questo punto diventa inaccettabile la stessa proposta della mozione, se questa serve solo per essere un veicolo che ne determina ovviamente la sua sostituzione completa, per cui se non c'è ritiro o se non c'è la volontà di condividere ovviamente un diverso dispositivo, ci vediamo costretti a ritirare la mozione che abbiamo presentato, che ovviamente diventa un momento di incomunicabilità all'interno del Consiglio stesso. E quindi va proprio contro a ciò che diceva fa il collega Mordino, quello che diceva il collega Liberto, potrebbe essere invece anche lo stimolo per rivedere come è stata la proposta della mozione 134, che quella volta fu proposta con una serie di contenuti direi decisamente pesanti, venne condivisa nello spirito di scegliere un percorso qualificante per il Consiglio, viene condivisa dal gruppo dalla maggioranza, tant'è che viene poi emendata in termini unanimi con il concorso proprio del gruppo del Partito Democratico in Consiglio e anche della Giunta stessa, il vicepresidente allora Sergio Bolzanello, che fu parte attiva in quella occasione, e si condivise il fatto di definire ulteriori e più puntuali regole per garantire quella casa di cristallo che il Consiglio regionale deve essere, perché da fuori ci guardano, passano i tempi, cambiano i problemi, ma la gente da fuori ci guarda continuamente. E in questo senso credo, nel rispetto e per il rispetto di tutti, in questo senso Presidente, la mia solidarietà personale per quello che ha dovuto subire, ma proprio in virtù di quella assenza forse di trasparenza assoluta che noi dobbiamo avere, non mi faccio colpa lei. E quindi se oggi fosse la maturità di tutti di dire prendiamo questa mozione, integriamola magari proprio per quella parte
che dice come mai per una parte di legge si segue un percorso, per una parte di legge se ne segue un'altra, il Consiglio deve pronunciarsi, ma il Consiglio deve essere in grado di disciplinare al proprio interno tutte le condizioni, non una parte della condizione del Consiglio e una parte della condizione, non si capisce più bene quale autorità anticorruzione, se è dentro, se è fuori, se è prima o se è dopo, o se è presente o se è figlia di una... un'assunzione di responsabilità a persone come quella che lei poi ha assunto rassegnando, cioè dando un po' di in aspettativa. Non credo sia questo, non credo che debba essere questo lo spirito che anima i lavori e la dignità di un'aula consiliare, quella di cui facciamo parte. Quindi la conclusione è, se viene mantenuto l'emendamento, credo anche lei firmatari della mozione, ovviamente siamo costretti a ritirare la migrazione. Grazie consigliere Jacob. E chiedo alla consigliera. E ha fatto una richiesta del consigliere Jacob se viene ritirato l'emendamento della maggioranza o è disponibile a rivederla oppure se lo mantiene perché se no lo ritirano loro. Come ritiriamolo? Ah, no. Mantengo l'emendamento. Bene. Grazie. Bene, allora se è mantenuto l'emendamento credo che sul primo firmatario viene ritirato la mozione.